Buon compleanno Venezia, un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città. Un saluto a tutti da Fabio Moresco e benvenuti ad un'altra puntata di Buon compleanno Venezia. Iniziamo la puntata ricordando il santo del giorno, 5 maggio. Secondo il calendario liturgico veneziano, oggi è il giorno di San Pio V Papa. Oggi avvenne, 5 maggio 1570. Muore a Venezia il doge Piero Loredan, discendente dei Loredan della contrada di San Pantalon, detti Campanoni, cioè duri d'orecchio. Eletto 86 anni, la sua nomina fu dovuta al contrasto sorto fra gli elettori che dopo 14 giorni di sedute e 76 votazioni non erano ancora d'accordo su chi eleggere. Il breve dogado del Loredan fu turbato da due sciagure, un incendio all'arsenale ed una gravissima carestia. In seguito alle misure prese in questa occasione, fu accusato dal popolo di aver dato a disposizione i fornai perché confezionassero il pane con il miglio. «Viva San Marco! Con la signoria! Se morto il dose de a carestia!» si cantò allegramente alla sua morte. E buon per lui che durante i funerali infuriò il maltempo tenendo lontano i popolani già pronti, si narra, a gettar pagnotte di miglio sul suo cataletto, sul suo feretro. Oggi con noi. Appassionata di cultura e viaggi, laureata in economia del turismo e con un master in giornalismo, affianca l'attività di guida turistica a quella di madre ed attrice in compagnie teatrali del Veneto. Il coinvolgimento che trova sul palcoscenico è lo stesso che mette nel suo lavoro e si dimostra come valore aggiunto sempre apprezzato dai suoi ospiti. Per la rubrica Oggi con noi do il benvenuto ad Antonella Zanoni. Grazie ad Antonella Zanoni per aver accolto il nostro invito e di essere con noi oggi al telefono. Oggi Antonella ci parlerà, partendo dal fatto enunciato nel nostro almanacco, del pane. Il pane, l'arte dei pistori e dei fornieri nella storia della Repubblica Serenissima. Buongiorno a te Fabio, grazie dell'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Stavo pensando al povero Doge Meggiotto, ebbene questo era proprio il suo soprannome, che durante il suo breve e inaspettato dogado fu costretto più di una volta in realtà a prendere l'infelice decisione di far attingere alle riserve di miglio nel fondaco omonimo istituito dalla magistratura alle Biave da Biada nel 1540. Il fondaco del Meggio, ancora oggi visibile dal Canal Grande, vicino al fondaco dei Turchi, veniva utilizzato per confezionare pane ad uso della popolazione più povera e indigente. Il pan de Meggio, infatti, era considerato un pane scadente, da impastarsi e distribuire solo in casi disperati di carestia e assedio, come avvenne nel 1570, quando i turchi giunsero alle porte di Treviso e Pietro Loredan decise in questo modo. E hai ragione Fabio quando dici che il pane a Venezia, e non solo, è sempre stato affar serio. Fin dai primordi dell'umanità, non dimentichiamo, il pane è stato il cibo più importante, tanto che la parola companatico deriva da companaticum, in veneto companadego, e indica gli altri generi alimentari che si potevano associare al pane, il quale rappresentava perciò l'elemento principale della dieta e non, come oggi, un semplice accompagnamento. Bene, è innanzitutto necessario ricordare che la Serenissima di Venezia fu una repubblica avanzata ed illuminata. Le sue leggi capillari riguardavano ogni aspetto della vita cittadina ed economica, ed ecco perché era impressionante il numero degli organi competenti nelle più svariate materie, tra magistrature, savi, consigli, giudici, avvocatori e quant'altro. E così anche per quanto riguarda il pane.
A Venezia l'arte di coloro che oggi genericamente chiamiamo fornai un tempo era suddivisa in due rami di attività, detti colonnelli, ben distinti. Da una parte i pistori che impastavano e davano forma al pane e dall'altra i forneri che lo cuocevano. I due mestieri di pistori e forneri ebbero sempre scuole separate, coordinate dai rispettivi gastaldi, che erano una sorta di sovrintendenti, supervisori, e i pistori erano ulteriormente suddivisi nelle due comunità, lombarda e tedesca, lo vediamo fra poco. Pistor deriva dal latino pistor oris, che significa chi macina i cereali. Si poteva andare a bottega a partire dall'età di 12 anni ed il periodo di garzonato cosiddetto durava dai 5-7 anni, quindi un periodo lungo. La Mariegola, ovvero la madre regola della corporazione dei pistori, risale al 1333-34, dipende dalle fonti, ed era una raccolta di norme morali e materiali comuni in realtà a tutte le scuole minori di arti e mestieri, so che ne è già stato parlato in un'altra puntata, con un dettagliato elenco che richiamava i giorni di festa nei quali era assolutamente proibito lavorare, i dati degli iscritti, le quote versate e quant'altro. A proposito, le multe e le sanzioni per il non rispetto della Mariegola servivano a finanziare l'associazione e ad assistere materialmente e spiritualmente gli iscritti infermi, ma anche a sostenere, questo è interessante, i figli e le vedove di quelli defunti, una sorta di welfare diremmo oggi. Nel 1471 viene riportato in Mariegola l'elenco di pistori todeschi per consentire loro di professare liberamente il protestantesimo in seguito alla riforma luterana. Ecco il perché dell'ulteriore scissione. Per todeschi, però, non si intendevano i tedeschi tout court, ma tutti coloro che provenivano da oltre i confini nord-orientali della Repubblica Serenissima. Potevano essere i tirolesi a nord come gli schiavoni ad est, per capirci. La sede della scuola dei pistori cambiò diverse volte nel corso dei secoli, dapprima nella chiesa dei gesuiti, che poi in realtà non era dei gesuiti, era dei crociferi, che però adesso non c'è più. Poi nella chiesa di San Salvador, di San Bortolo, di San Filippo e Giacomo, anche in San Giovanni e Paolo, poi in quella di Santo Stefano, e qui abbiamo una data, 1528, quindi a San Matteo di Rialto, che non c'è più, fino al 1740, e da lì ebbe un altare anche nella chiesa di San Giovanni Lemosinario e in San Giacometto a Rialto. Infine dal 1780 presso la scuola degli albanesi fino alla soppressione napoleonica del 1808. I santi patroni erano la Beata Vergine Maria Regina, San Rocco e San Lorenzo Giustiniani. Per quanto riguarda i forneri, la corporazione dei forneri, detti anche pancogoli o panicuocoli, riuniva gli artigiani che il pane lo cuocevano nei forni, appunto. Va anche detto però che nelle cucine dei palazzi patrizi o dei mercanti si usava molto lavorare il pane in casa. Mi viene in mente, Fabio, un passaggio della commedia del Goldoni Le Massere, in cui la padrona di casa Dorotea ordina alla giovanissima serva Zanetta di disfare i pani grandi e reimpastarli in forme più contenute per averne un numero maggiore. Con grande sdegno della giovane massera che aveva agito così nella speranza di sbrigarsi prima per poter andare in maschera. Per poi portarlo a cuocere nei forni pubblici della città dai forneri stipendiati dalla Serenissima, quindi c'era anche questo aspetto. Ai maestri forneri era consentito tenere in affitto fino a 2 forni. Inoltre avevano la licenza di cucinare il famoso pan biscotto per le necessità della marina mercantile e militare. Nel 1445 il Consiglio dei Dieci autorizzava anche i forneri alla fondazione della loro scuola. Sita una nella chiesa di Santa Maria Sobenigo del Giglio e l'altra di fronte alla chiesa della Madonna dell'Orto. Un censimento del 1773 contava 62 capi maestri, 22 garzoni, 149 lavoranti, 62 forni aperti, 3 chiusi e 65 avviamenti. Da notare che gli inviamenti erano concessi dall'amministrazione, perciò il loro numero era contingentato.
Dopo la soppressione napoleonica del 1807, la proprietà degli edifici venne incamerata dal demanio e successivamente venduta a privati che la frazionarono in abitazioni. La facciata dell'edificio, però, se vi interessa, è ancora oggi visibile dalla fondamenta della Madonna dell'Orto, con entrata da Calle dei Mori. I santi patroni erano i Re Magi. Allora, il pane era, abbiamo detto, un alimento indispensabile per il sostentamento della popolazione, per cui la Serenissima controllava attentamente la filiera della produzione attraverso un ufficio istituito appositamente che si chiamava Ad Bullam Panis, ovvero la regolamentazione del pane. Il frumento, sempre importato, doveva essere del tipo ammesso dal governo, come il tipo di farina, di macinatura, l'impasto, la cottura, il peso e il prezzo di vendita. I magistrati, detti giustizieri vecchi, sorvegliavano pistori e fornieri contro frodi e scorrettezze, mentre i provveditori alle biave, di cui abbiamo parlato all'inizio, controllavano e gestivano l'approvvigionamento dei cereali della pianura padana. Pensate che tra il 1566 e il 1591, quindi in 25 anni, Venezia importa quasi 12 milioni di staia di frumento, sia dalla terraferma che dall'estero. Secondo i miei calcoli, staia è plurale, è un'antica unità di misura di più o meno 83,5 litri, parliamo di circa 990.000 tonnellate. Ma soltanto 3 milioni di staia, circa 247.000 tonnellate, delle cosiddette biave menute, cioè le granaglie minori, povere, che comprendevano sorgo, segale, orzo e il famigerato miglio del Doge Megiotto. La Repubblica, inoltre, fu sempre molto attenta a far sì che la produzione di grano rimanesse costante, per evitare speculazioni commerciali. Il pane preparato dai pistori era sempre dotato del marchio proprio di ciascun artigiano, che così non solo garantiva la qualità del prodotto, ma ne era anche direttamente responsabile. Per ridurre al minimo le occasioni di traffici illeciti di grano, farine, pani dai vari luoghi di lavorazione come mulini, pistorie e panaterie, i pistori dovevano provvedere al trasporto con barche di loro proprietà, senza ricorrere all'ausilio dell'arte dei barcaioli, andando quindi in deroga a quanto invece era previsto per i trasporti di altra natura. Ogni pistoria era tenuta ad esporre il prezzo giornaliero del prodotto ed il pane che non era conforme alle disposizioni veniva tagliato in pezzi, gettato lungo i gradini del ponte di Rialto. Se il peso era inferiore al dovuto, veniva imposto un soldo di multa per ogni pezzo, poco più di 5 centesimi di euro odierni. Se presentava altri difetti, veniva sequestrato. In caso di particolare necessità della popolazione, vigeva l'obbligo di cuocere del pane d'urgenza, eccolo qua, il pane megiotto, il pane di miglio. Molti forni, oltre ai forni sparsi per la città, le cui canne, attenzione, dovevano essere collocate in lontananza dai medesimi, saggia misura antincendio, direi, Venezia aveva anche due grandi panaterie, una a San Marco con 19 botteghe e una a Rialto con 25 botteghe per la vendita. Parliamo ora dei tipi di pane. Che erano tra i più svariati, dal più nobile tra tutti, il pan buffetto realizzato con la farina migliore, al pan bianco fior di farina, entrambi pani per i giorni di festa e comunque solo per i pranzi dei ricchi, a volte con l'aggiunta di burro e zucchero, che poteva essere preparato solo in 6 pistorie autorizzate. Sembra però, dalle mie ricerche, che il patriziato preferisse un pan foresto particolarmente bianco e raffinato, proveniente dalla cittadina di Lonigo in provincia di Vicenza. E a questo punto mi domando se non veniva importato di contrabbando da altre barche, non quelle di proprietà dei pistori, ecco. Poi c'era il pan bigio di tritello o traverso, ossia il fior di farina setacciato insieme a semola fina, e il pan bigio realizzato con farina e semola grossa. Ecco, questo era il pane del popolo, che era pur sempre migliore del pan de megio.
Per pani di diversa qualità si potevano usare altri cereali oppure verdure, burro e uova. Parliamo finalmente del pan biscotto, il pane speciale la cui produzione era sorvegliata dal magistrato detto provveditore al biscotto, dalla lunga conservazione e complicatissima preparazione, destinata a soldati e marinai, da cuocersi solo in specifici forni scelti dalla Serenissima. Per esempio, ce ne sono ancora divisibili all'arsenale all'uscita del Rio delle Galeazze, se volete, e sull'isola del Lazzaretto Nuovo. Come per tutti gli altri tipi di pane, anche qui le norme erano severissime per gli ingredienti, i modi e i tempi di cottura. A seconda di quanto a lungo dovesse conservarsi, si poteva cuocere 2 o 4 volte. Lo si faceva stagionare anche per mesi, per poi asciugarlo di nuovo in forno. I pistori avevano l'obbligo di fornire un quantitativo previsto di pan biscotto al governo non oltre 3 mesi dal ricevimento del frumento. E adesso Fabio vi do la ricetta, anche se non è l'originale perché sembra che quella sia andata perduta. Dopo la lievitazione, la prima cottura avveniva con l'inserimento del pane con pali di legno nel forno alla temperatura di 210-240 gradi centigradi. Prima della cottura completa, il pane veniva estratto, fatto raffreddare su assi di legno e poi rimesso in forno sceso nel frattempo a circa 140 gradi. La seconda cottura, la cottura bis, ecco perché pan biscotto, era in genere molto lenta e ciò consentiva di ottenere il pane dalla tipica fragranza che, se opportunamente conservato, poteva durare parecchi mesi. Generalmente per ogni famiglia veniva prodotto circa ogni 15 giorni. Pensate, qui condivido un aneddoto, che nel 1821, 152 anni dopo l'abbandono dell'isola di Candia, Creta, da parte dei veneziani che avevano subito l'assedio dei turchi per 22 anni, furono trovate ancora intatte e sane, anzi di gradevole sapore, delle gallette di pan biscotto inviate da Venezia per rifocillare le truppe nel corso del lungo assedio. Ora, numerose sono le testimonianze in città di fornelli e pistori, non solo in città, anche sì nel territorio della Repubblica, soprattutto nella toponomastica veneziana, dove si contano più di una dozzina tra cali del forno, del forner, del pistola, la parateria. Ma la testimonianza più significativa, giunta intatta fino ai giorni nostri, è senz'altro la Stele del Pan. Un cippo alto come un uomo medio in pietra ad istria bianca con un leone in moeca che fungeva da sigillo, da timbro, ovvero con le ali chiuse in tondo, che riporta scolpito un proclama completo emanato dal doge Alvise III Mocenigo nell'ottobre del 1727, riguarda proprio la produzione e il commercio del pane. È collocata all'angolo tra Calle Dolfin e sottoportego del Falier, proprio dove Calle Dolfin sbatte in Rio dei Santi Apostoli, per capirci. Nella sostanza la parte frontale avvisa che tutti coloro che trasgrediranno all'ordine di non vendere o cuocere il pane in altri luoghi che non siano i negozi dei pistori saranno puniti con l'ammenda di 25 ducati. 187 euro, una somma al tempo ragguardevole, si considerate che bastavano 40 soldi per mantenere vitto e alloggio un garzone a bottega per un anno. E la prigione, sanzione duplicata qualora i trasgressori fossero i fornieri. A nulla varrà mandare avanti i garzoni bambini, ovvero nell'età imperfetta, l'età perfetta era la maggiore età, poiché la responsabilità e la pena sarebbe ricaduta sui mandanti, e giustamente aggiungo io. Sul retro della stele, rivolto non a caso al Rio dei Santi Apostoli, l'ordinanza prosegue proibendo anche ai barcaioli di trasportare pane di contrabbando o anche solo di condurre persone che ne avessero con sé, con pena di vedersi bruciare la barca e la sospensione della libertà, la licenza, per non meno di 2 anni. Immaginate, danno enorme per il barcaiolo.
In questo canale, infatti, erano numerose le imbarcazioni che transitavano anche per via dei collegamenti che c'erano dal traghetto per Murano, il cui stazio si trovava poco lontano. Per ordine dell'Inquisidor, il proclama doveva essere bandito, quindi gridato sulle pietre del bando come quelle che abbiamo tuttora a Rialto a San Marco, stampato, pubblicato e inciso nel marmo nei luoghi più frequentati. Si sarebbero accettate anche denunce segrete per le quali si sarebbe istruito un regolare processo contro gli imputati. Questo perché la legge non ammetteva ignoranza. Venezia in quel periodo era invasa dal pane di contrabbando, di scarsa qualità e incerta provenienza. La Serenissima era molto attenta anche alla qualità delle materie prime e alle procedure delle produzioni alimentari, sia per motivi meramente economici, il lavoro cosiddetto a regola d'arte assicurava allo Stato la corretta riscossione delle tasse, ma anche per motivi di salute pubblica. L'utilizzo di farine non controllate poteva nuocere alla popolazione e una popolazione malata, indebolita, era una popolazione non produttiva, facilmente attaccabile e che comunque andava curata con dispendio di energie economiche. Bene, chiudo ricordandovi la tela di Andrea Vicentino, quindi un'altra testimonianza, prometto è l'ultima, che si trova in Palazzo Ducale, nella sala dello scrutinio, in fondo sulla parete di sinistra, dipinta nel 1587 e intitolata «I veneziani preparano la difesa delle lagune contro l'invasione di Re Pipino». Ebbene, il dipinto si inserisce nel quadro degli scontri tra Impero Carolingio e Impero Bizantino per il controllo dell'Adriatico. Tra l'809 e l'810 d.C. l'esercito franco comandato dal figlio di Carlo Magno mise sotto assedio Venezia, ma sul mare davanti al Lido era nel frattempo arrivata la flotta dei Bizantini. Pipino, sconfitto, dovette arrendersi e se ne tornò in Francia. Bene, secondo la leggenda, durante l'assedio, i veneziani, per convincere Pipino che non sarebbe mai riuscito a conquistare la città per fame, lanciarono contro il suo esercito una grandissima quantità di pane che si vede benissimo nel quadro, che credo che ora sia in sovraimpressione. Grazie a Fabio e grazie a tutti. Come ben sapete, cari ascoltatori, a questo punto noi chiediamo al nostro ospite di suggerirci un libro dove poter approfondire meglio l'argomento che è stato presentato oggi dal nostro ospite. I libri, sì. Allora, tra tutte le pubblicazioni che ho letto e consultato, alla fine ho scelto due testi che mi sono sembrati di più piacevole fruizione. Il primo è Il pane di Venezia, storia e tradizione di Giampiero Rorato, pubblicato nel 2014 da De Bastiani, che evidenzia tra le altre cose l'evoluzione del rapporto di Venezia con le materie prime, in particolare col frumento, le tecniche molitorie, panificatorie, le tipologie di farina e così. L'altro, meno recente, si intitola Il pane a Venezia di Donatella Milani Vianello, pubblicato nel 1988 dal Centro Internazionale della Grafica a Venezia. In questo sono contenuti diversi modi di dire popolari, e tra cui un delizioso sonetto di Dario Varotari, figlio del pittore Alessandro, il padovanino per capirci, l'allievo di Paolo Veronese, che io ti prego Fabio di lasciarmi recitare, non resisto. La Lisetta Pistora. Ho visto l'altro dì, sora l'Albuol, la mia Lisetta avvolsero un paston, svelta così che avrò ben ragion se dirò che per custia è il cuor mediol. Parea che il pan fosse impastato al sol. Oh che man, oh che brasso, oh che galon! Sentiva il cuor che fuora del polmon me sbalzava fin là sul panariol. Da quella volta in qua, non so che sia più ben de me, non ho vigor che basta per stare in pie, la forza me anda via. Così amor me combatte e me contrasta senza pietà, così Lisetta mia. Del mio misero cuor doma la pasta. Peraltro è interessante far notare che i pistori in realtà erano esclusivamente maschi,
Perciò, chissà, probabilmente questa Lisetta era davvero una massera a servizio di qualche famiglia di patrizi, mercanti o artisti. Che appunto impastava il pane in casa. Grazie. Grazie ad Antonella Zanoni per aver partecipato alla nostra trasmissione e per averci arricchito con questa sua bellissima presentazione e i suoi contenuti. Ma sono io che ringrazio te, Fabio, per questa bellissima iniziativa che hai intrapreso per celebrare i 1600 anni dalla fondazione della città di Venezia. Ti ringrazio anche perché in questo modo, ho potuto approfondire in maniera ulteriore un tema così interessante come quello del pane. Ringrazio tantissimo anche tutti gli ascoltatori per la grande pazienza e vi invito a visitare il mio sito internet che credo che Fabio abbia gentilmente messo in sovraimpressione. Oppure la mia pagina Facebook, Antonella Zanoni Tour Guide, se doveste avere bisogno di altre informazioni. Grazie ancora e buon proseguimento. Ciao a tutti. Si conclude qui la nostra puntata, ma prima di lasciarvi con il proverbio del giorno, vi ricordo che se vi è piaciuta la trasmissione, lasciate un vostro mi piace ed iscrivetevi al canale YouTube Venezia Classic presenta Almanacco di Venezia. Il proverbio del giorno. A un bravo guerrier ogni arma serve. Buon compleanno Venezia, un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città.